8.58 da giocare. C'è Benini che va a perdere questo pallone, lo soffia Morenasci, contropiede, due liberi perché Benini ha ostacolato fallosamente Mimmo Morena al momento della conclusione. Per Benini il terzo fallo, tantissimi davvero i falli fischiati da Grossi di Roma e Penzerini di Pesaro. Sono due personali dunque, a 8.50 alla conclusione, con Fabriano saldamente sulla tolda di comando, Napoli invece in evidentissima crisi di identità, senza Bill Jones i partenopei non riescono più a trovare gli automatismi offensivi, e si vede perché 42 punti in 31 minuti abbondanti sono davvero pochi. 2 su 2 per Morena, quarto punto per l'ex di turno che però è stato al di sotto delle attese dopo le ottime esibizioni delle ultime gare, mentre Gattoni rischia un po', poi recupera e serve a Sci il pallone del più 24. Settimo punto di Tom Sci in questa passerella finale davvero lunga, visto che Fabriano ha ucciso la partita con largo margine sul 40° e ormai si gioca soltanto per fissare il punteggio sul tabellone a livello definitivo. Quarto fallo di Massimo Gattoni, che può prendersi anche qualche licenza sia in attacco che in difesa. 8.26 da giocare, altri due personali per Napoli, mentre Bonsignori lascia posto a Flavio Carrera. Tra gli applausi di un pubblico finalmente soddisfatto, Fabriano annerisce la sua prima casella in classifica, si riconcilia anche con la platea che ovviamente aveva cominciato a mugugnare dopo la falsa partenza, mentre sbaglia il libero Jamal Sanders, e soprattutto ritrova piacevoli sensazioni in campo. Un Fabriano che ha giocato meglio in attacco, con più pazienza, coinvolgendo i lunghi, e tutto sommato ha difeso con sufficiente agonismo, mentre c'è l'ennesimo tap-in di Morena. Sesto punto per lui dopo lo 0 su 2 di Sanders dalla lunetta. 8-16, 6-7-4-5. Il palleggio aperto di Massimo Gattoni. Poi la palla per Sci, non può tirare adesso Tom Sci e va a commettere un'altra infrazione di passi Fabriano, che qualche disintenzione adesso la sta avendo, ma del resto è difficile tenere alta la concentrazione quando il tabellone dice chiaramente che il grosso del lavoro è stato compiuto e persino archiviato. Da tre a segno Marco Locar, e pensate, questa è la prima bomba della partita per gli ospiti. Dopo un parziale di 0 su 7, come sottolineano le statistiche di Angelo Campioni, trova il primo canestro dall'arco la Record Cucine. Tom Sci prova a rispondere e lo fa. Seconda bomba per Sci, che arriva a quota 10. E ovviamente Fabriano ha dei buoni tiratori, mentre Lockhart realizza e continua questa sarabanda di gioco accademico. Dicevamo, Fabriano ha dei buoni tiratori, se poi possono andare a canestro con tranquillità come lo fanno ora, con un punteggio ampiamente rassicurante, diventano davvero micidiali. Spalla a canestro, si gira Brewer, stavolta sbaglia, rimbalzo lungo che è per Fabriano, visto l'ultimo tocco di Mimmo Morena. 70-50, proseguono i cambi di Bucci, fuori Jace Brewer e Massimo Gattoni, dentro Londra e Mannion che fanno quintetto con Benini, Sci e Carrera. Dall'altra parte giocano Raiola, Lockhart e Faggiano sul perimetro, Morena e Sanders nei paraggi dei cristalli, a 6.48 dalla fine. Ancora Mannion, stavolta non tira. Carrera, poi Mannion, esce dal blocco, ha perso l'attimo anche in questa circostanza per tirare. 6 secondi per andare alla conclusione, va dentro Pace e sbaglia.
e poi c'è il fallo della difesa fabrianese sul rimbalzo, chiamata la penalità a David Londero, secondo fallo per lui. Time out adesso per Alberto Buccia, 6:32 dalla conclusione. Dopo questo secondo fallo di Londero, dicevamo, una partita che Fabriano ha interpretato nel migliore dei modi, giocando con la doverosa pazienza sul fronte offensivo. In difesa Bucci non ha avuto bisogno di utilizzare le zone, è andato via sempre con la uomo. Una difesa individuale che ha dato buoni frutti, anche perché Napoli senza Bill Jones ha perso un riferimento importantissimo in attacco, anzi il suo primo terminale offensivo, e a quel punto la formazione ospite ha dimostrato una sterilità soprattutto per linee esterne preoccupante, come denota l'1-8 da 3 e il non certo eccellente 17-35 dal campo, per non parlare poi dei liberi, dove finora il parziale di Napoli dice 13-28. Insomma, sono un po' le percentuali a condannare i campani, che ora vanno in lunetta con Damiano Faggiano, mentre il pubblico ha ancora la forza di disturbare i tiri liberi di Faggiano, un pubblico davvero encomiabile stasera. Ha sostenuto la squadra anche all'inizio, quando ovviamente i Leverets erano un po' contratti, e poi quando le cose si sono messe bene sul parquet la platea si è fatta sentire con grande determinazione e calore. Faggiano fa 2-2, nono punto per lui, 70-52, timida reazione di Napoli, ma è davvero difficile crederci anche per i campani a 6:22 dalla conclusione. Mannion sul perimetro, apre per Sci, finge il tiro da 3, Tom, 8 secondi per andare alla conclusione, gran palla di Menini per Londero, che poi però pasticcia un po' e commette una nuova infrazione di passi. Fabriano sta perdendo un pochino in concentrazione, adesso dovrebbe ritrovare più fluidità nella manovra offensiva. 6 minuti e 4 secondi, Alessandro Di Marco dal Pala Indesit di Fabriano per questa quarta giornata di campionato di Serie A2. Ancora un fallo di Londero, adesso Penzerini sta diventando fin troppo fiscale. Per Londero il terzo fallo, Fabriano continua insomma ad avere dei grossi problemi con i falli, pensate, ne sono stati chiamati ben 29 ai biancazzurri in 34 minuti di partita, onestamente un'enormità, 29 falli in 34 minuti. Due personali per Marco Loccar, che segna il primo e porta i suoi a meno 17, continua a rosicchiare punticini Napoli. Secondo libero per Marco Loccar, che realizza, per lui si tratta del punto numero 9, per la record cucina il meno 16. Ora anche i tifosi ritmano l'applauso per agevolare l'azione offensiva di Fabriano, che si è un po' bloccata sul fronte d'attacco. Benini va dentro, stoppata e recupero di Morena. Napoli ancora in recupero, contropiede, Raiola va a tirare e segnare, meno 14. E insomma 70-56, il vantaggio resta consistente, ma se Fabriano continua a giocare così male in attacco tutto può succedere. 5-13, Carrera subisce il fallo da parte di Raiola, non si va in lunetta perché Napoli ha commesso solo 5 penalità nella ripresa. Terzo fallo per Raiola, altro attacco per Fabriano, 5-12, 70-56. Non sarà che un po' tutti l'avevamo fatta troppo facile, visto che Fabriano era arrivata anche sul più 24. 6-0-3-6 all'ottavo della ripresa, rischia un altro mezzo pasticcio la formazione di casa, poi Mannion sbaglia anche lui, rimessa per Fabriano,
È nel pallone un attimo Fabriano, è nel pallone, attacca male, troppo di fretta, deve ragionare di più, giocare con pazienza, non serve affrettare le conclusioni quando si è sul più 14. Stavolta si è salvata con questa rimessa in gioco, ma deve assolutamente rallentare il ritmo. Un altro fallo di Faggiano, non si tira ancora perché è il sesto fallo. Quarta penalità individuale per Faggiano. Rientra Brown per Benini. 4:58. Fabriano non deve assolutamente rimettere in gioco una partita che aveva già ampiamente vinto. Mannion dell'attacco e della difesa, il fallo è dell'attacco. Penzerini stava per chiamare il fallo difensivo, invece secondo Grossi è sfondamento di Pace Mannion, quarto fallo, e Napoli può ancora riavvicinarsi. Altro time out di Alberto Bucci, che sicuramente non dovrebbe essere l'uomo più felice del mondo adesso, visto che i suoi hanno perduto la rotta giusta. Si era arrivati a un vantaggio davvero considerevole. Ora però Napoli sul meno 14 a 4:52 ha l'obbligo di tentare l'ultimo disperato assalto. Napoli che ha 15 punti di Sanders, 9 di Faggiano e 9 di Locar. Dall'altra parte 16 per Mannion e Benini, 10 per Sci e Brewer, 9 per Carrera. Fabriano che domenica prossima sarà di scena sul difficile parquet di Roseto. Per Napoli invece si osserverà il turno di riposo come vuole questa Serie A2 a formazioni dispare, 11 in tutto. Una Serie A2 che da quest'anno prevede un turno di riposo nel girone di andata, uno nel ritorno e uno nella fase orologio per tutte le compagini partecipanti. Una la formazione che andrà direttamente in A1, due quelle che saliranno in A1 tramite playoff, una quella che retrocederà in Serie B. Ma seguiamo il match. Morena finge il tiro da tre, apre per Locar, va dentro Marco Locar, forza un po' ma c'è fallo, fallo obiettivamente discutibile, molto discutibile per James Brewer, quarta penalità. Un'occhiatina ai falli, 4 per Brewer, Mannion, Brown, Carrera e Gattoni, sempre per Fabriano, 3 per Londero, Bonsignori e Benini. Due liberi intanto per Locar che mette il primo e quello del meno 13. Fabriano si sta maledettamente complicando la vita. Marco Locar tiene aperto il parziale di recupero con questo 2 su 2, sale a quota 11. 12 invece di margine per i bianchi del presidente Abramo Galassi. Palla sotto persa da Fabriano, incredibile. Il recupero di Locar, 4:23. È libero, da tre punti Raiola prova la bomba e la mette. Incredibile. Si sta riaprendo una partita che era nettamente chiusa. 7-0, 6-1. Parzialone di Napoli, Fabriano in bambola, 4 minuti da giocare. Mannion, non segna più Fabriano. Poi Brewer, il piazzato dei 5 metri, ci voleva proprio per i Leverets. Questo canestro che vale il più 11, 7-2-6-1, Morena da 3, mette la bomba. Napoli improvvisamente sembra aver ritrovata la fertilità in attacco ed ora è a meno 8, 7-2-6-4, 3 minuti e 31, non è ancora finita. Deve gestire bene questi attacchi Fabriano. Carrera per Mannion, 10 secondi, si avvicina Mannion, poi Brown. Il jump è vincente, Ray Brown, dagli extracomunitari, Brown e Brewer, due canestri fondamentali per tenere a distanza Napoli.
che ora adesso è sotto di 10 a 3 e 0,5. In angolo c'è Marco Lockhart, arriva il blocco di Sanders, il fallo è di Brewer che è andato a urtare sullo stesso Sanders. Quinto di Jane Brewer, è il primo giocatore ad uscire dalla partita. James Brewer lo fa sul più 10 per Fabriano a 3 minuti dal termine. Sarà Jamen Sanders ad avere due tiri liberi, quelli che potrebbero riportare in singola cifra il disavanzo della Record Cucine. Fischia il pubblico, Jamen Sanders dalla lunetta, sì, meno 9 Napoli, 2 e 59 da giocare. Alessandro Di Marco dal Pala Indes di Fabriano per questo finale di partita piuttosto caldo. Secondo personale Sanders, va anche questo, 17 Jamen Sanders, ancora una buona gara per l'eccellente pivot di Pasini. Gattoni in palleggio, adesso gioca con due play in pratica Fabriano, sia Gattoni che Londor, ancora contatti alla fine, fallo di Morena invocato a gran voce dal pubblico. Se ne... non si tira ancora, solo ora ha raggiunto il bonus la Record Cucine, quindi si riparte dalla rimessa. Fabriano deve giocare al limite, non può affrettare la conclusione, lo capisce Gattoni rallentando i ritmi e chiamando lo schema 1. Ancora fallo e adesso si tira. Quarto di Laiola, due liberi per Max Gattoni a 2:35 dalla sirena. Cominciano a diventare piuttosto importanti questi liberi per Fabriano, che non può permettersi altre distrazioni, e invece Gattoni sbaglia. 10 su 15 dalla linea per Fabriano, 15 liberi tirati da Fabriano, ben 36 da Napoli, tantissimi. Gattoni, mamma, sbaglia anche questo, però rimbalzo di Brown che realizza, provvidenziale rimbalzo di Brown e palla persa da Napoli. E qui probabilmente la Record in un colpo solo ha perso due occasioni fondamentali, prima il rimbalzo catturato da Brown e poi questa palla scioccamente gettata al vento dai campani. 2:20 più 10 per i biancazzurri. Gattone in palleggio con calma, 14 secondi per andare al tiro, alta la difesa di Pasini adesso che costringe Mannion a giocare fuori dall'arco dei tre punti. 4 secondi, 3 secondi, Mannion in precario equilibrio, sbaglia, rimbalzo però di Carrera, altro attacco di Fabriano con Gattoni a 1:51, due rimbalzi, uno di Brown e uno di Carrera, valgono oro per Fabriano che segna con Gattoni e chiude per la seconda volta una partita che aveva bonariamente riaperto quando Napoli da meno 24 è arrivata fino a meno 8. Lockhart sguscia via, c'è fallo di Londero, quarto per David, altri due liberi per Napoli, arriverà a 38 liberi tentati. Intanto dentro Benini per Brown, applausi anche per lui, canestro preziosissimo per Ray Brown, quello di poc'anzi. Lockhart mette il primo, 22 su 37 per Napoli nei liberi, meno 11, 1:35, Lockhart va anche questo, 13 per il triestino. Ultimi 90 secondi di gara, il Pala Indes di Fabriano dalla voce di Alessandro Di Marco. L'Everest lanciati verso il primo successo stagionale.
Gattoni in regia, fa trascorrere secondi importanti. Poi Mannion taglia sul lato forte ma non riceve Londero. Allora è Benini che va ad affondare la percussione sottomano inventato da Mamo Benini. 8-0, 6-8, è andata. Sanders, 50 secondi alla conclusione, segna, c'è anche il fallo ingenuo di Benini. Quarto per Benini, per Sanders, 19 punti, ma ormai con tutta probabilità non conta più. Fuori Carrera ed entra di nuovo Raymond Brown. Di lunetta Sanders. Primo libero per Yamen Sanders. Va, era un aggiuntivo ovviamente dopo il canestro precedente, dunque 20 per Sanders. Prova un po' il pressing Raiola. 41 secondi, ma neanche troppo convinti i partenopei, ormai Gattoni può palleggiare in modo abbastanza comodo. 33 secondi alla fine, arriva il raddoppio, Gattoni si libera del pallone, lo perde Benini, lo recupera Lokar, 27 secondi. È tardi per Napoli, che va a sbagliare con la conclusione dal perimetro e poi c'è il fallo della difesa partenopea. Primo fallo, anzi terzo fallo per Lokar, due liberi per Fabriano. Il pubblico intona grazie ragazzi. Fabriano può tirare un bel sospiro di sollievo, rifiata in classifica, mentre Napoli avrà di che riflettere su questa seconda sconfitta consecutiva, anche questa piuttosto netta. Primo punto della partita per David Londero, che stasera non si è proposto a livelli offensivi che gli competono, comunque ha guidato bene in regia gli attacchi a ritmo compassato di Fabriano. Ultimi 10 secondi di gara, può finire in attacco Napoli con Lokar per Faggiano. 3 secondi, va a tirare Faggiano, sbaglia, si chiude qui la partita. Vince il Fabriano Leverez, 81-71. Applaude il pubblico per i 16 punti di Mannion, i 18 di Benini, i 10 di Sci, i 12 di Brewer da una parte, dall'altra 20 Sanders, 13 Lokar, 9 Morena. Dunque da Alessandro Di Marco, che ringrazia Angelo Campioni per la collaborazione alle statistiche, è veramente tutto. Ricordiamo, Leverez Fabriano in campo domenica prossima nell'ostica trasferta di Roseto.